Ciao ragazzi e bentornati alla mia nuova rubrica Apprendista Chitarrista, dedicata ai principianti o agli amatori, a chi vuole ripassare i concetti fondamentali. Oggi vedremo come suonare tre brani facili con soli tre accordi. Prima di farlo però, mi raccomando, ricordati di iscriverti al canale cliccando il pulsante qui sotto. Andiamo! Nella scorsa lezione abbiamo visto tre brani basati su due accordi, l'accordo di La e l'accordo di Mi. Se te la fossi persa, valla a vedere, ti lascio il link qui sopra. Oggi useremo sempre gli stessi due accordi, andremo però ad inserire un altro accordo, l'accordo di Re maggiore. Per imparare bene questo accordo ti rimando alla mia seconda puntata e ti lascio il link qui sopra. La prima canzone che andremo a vedere è un classico per chi impara a suonare la chitarra. È La canzone del sole di Lucio Battisti, forse il brano più suonato da tutti i chitarristi principianti. Devi assolutamente conoscerlo anche perché è molto semplice da suonare. Gli accordi, abbiamo detto, sono La, Mi e Re. Alla fine però di questo giro aggiungeremo di nuovo l'accordo di Mi. Quindi la nostra sequenza di accordi La, Mi, Re, Mi verrà suonata con una ritmica semplicissima, ossia tre pennate verso il basso per ogni accordo. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. Ripetiamo. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. Poiché queste lezioni sono finalizzate a farti apprendere i rudimenti della chitarra e del ritmo, ho semplificato molto la ritmica rispetto all'originale. Noi manterremo infatti sempre la stessa ritmica. Dopo aver suonato l'introduzione per due giri, introdurremo una ritmica molto efficace, soprattutto sotto la parte cantata. Le prime due pennate saranno ad ottavi suonate verso il basso, ossia 1, per poi suonare quattro pennate di sedicesimi, ossia sono pennate più veloci, sono quattro pennate sempre all'interno di un battito. Quindi giù, 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 su, giù, su. Facciamo lentamente. Giù, 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 su, giù, su. 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 Proviamolo insieme adesso aggiungendo anche la voce. Attenzione che il cantato dovrà iniziare sempre sulla seconda pennata. Il secondo brano è il famoso Twist and Shout nella versione reinterpretata dai Beatles. Il giro sarà sempre basato su questi tre accordi, il ritmo sarà invece un'alternanza di quarti ed ottavi. Una pennata verso il basso sul primo battito, eseguita da una pennata verso il basso ed una verso l'alto sul secondo. Quindi giù, giù, su. Questa volta il cambio è molto veloce tra il La ed il Re. Praticamente suoneremo due tempi sul La, due tempi sul Re, per poi cambiare sull'accordo di Mi e tenerlo per quattro tempi. 1, 2, 3, 4.
Attenzione che questa volta il cantato avverrà in anticipo rispetto all'ingresso della chitarra, e questo procedimento viene detto anche anacrusi. Proviamolo insieme. 1, 2, shaking a baby, shaking a baby, twist and shout, twist and shout. Infine, dopo l'assolo, dopo la parte strumentale, abbiamo un crescendo sull'accordo di Mi, per cui manterremo questo accordo per 6 battute. Se vuoi puoi suonarlo tutto completamente ad ottavi, ossia 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'è il brano. Passiamo infine alla terza canzone facile, un brano che ha fatto la storia del rock and roll. Parliamo infatti di Johnny B. Goode, del grandissimo Chuck Berry. Questo brano si muove sempre sugli stessi 3 accordi, però segue il famoso giro blues di 12 battute. Ne ho parlato tantissimo nel mio corso di chitarra blues ritmica, se vuoi ti lascio il link qui sopra. Attenzione quindi alla sequenza, avremo 4 battute di La, 2 battute di Re, 2 battute di La, 2 battute di Mi e 2 battute di La. Anche qui seguiremo una ritmica ad ottavi. Go! Quindi la sequenza contando ogni volta le battute. 4 battute di La. 1 2 3 4. 2 battute di Re. 1 2 2 di La. 1 2 2 di Mi. 1 2 2 di La. 1 2. Volendo puoi anche dare una sola pennata verso il basso sul primo tempo di ogni battuta. 1 2 e così via. Quando ti senti pronto, prova a velocizzarla. 1 2 3 go. Bene, esercitati su questi 3 brani molto lentamente. Fai sempre attenzione alla corretta posizione dell'accordo, a colpire bene tutte le corde che devono risuonare. E infine, mi raccomando, come ti dicevo nella scorsa lezione, non ha senso prendere un tempo troppo veloce per poi essere costretti a fermarsi o a rallentare perché ancora non siamo bravi nel cambio tra un accordo e un altro. Quindi è preferibile sempre partire lentamente ma eseguire il cambio di accordo senza fermarsi. Nella prossima lezione vedremo un brano famosissimo ed inserendo una ritmica strepitosa che cambierà completamente il vostro modo di suonare. Per cui mi raccomando, corri subito a studiare questa lezione, rivediti le lezioni precedenti perché la prossima sarà fantastica. Ti ricordo inoltre che se vuoi puoi scaricare un mio ebook gratuito che trovi sul mio sito, ti lascio il link qui sotto direttamente. Qui sopra, dove potrai inserire la tua email e iscriverti gratuitamente alla mia newsletter e ricevere il link per il download del mio ebook. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, in tal caso mi raccomando clicca mi piace, doppio mi piace, condividi il video con gli amici. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio gruppo Facebook Professione Chitarrista, dove parleremo esclusivamente di chitarra, e aiutami a crescere con il canale iscrivendoti cliccando il pulsante qui sotto ed attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime pubblicazioni. Ciao e buona musica a tutti gli amici apprendisti chitarristi!